Buongiorno ragazzi, devo chiedervi umilmente scusa perché per errore ho cancellato il video d'Italia-Croazia e non ce l'ho più manco nel telefono, quindi è un video che devo rifare da cima a fondo praticamente. E purtroppo ragazzi, capita, dovevo sistemare la solita impostazione della solita limitazione. Ho sbagliato per errore, ho cancellato il video. Che cacchio ci dobbiamo fare? Comunque, raga, che dire? Una partita che, come ho detto nel primo video, brutta, un pareggio dove ci è andata di lusso. Slash di culo, però la qualificazione è meritata, mi sento di dire. Meritata in che senso? No, che abbiamo visto questo calcio scintillante da parte dell'Italia in queste tre partite, anzi tutt'altro. C'è un proverbio barlettano che dice: o paese di cicche da lucchio o miglia, nel senso che al paese dei cichi quell'orbo è re, sarebbe la traduzione. Nel senso che tolta la Spagna, diciamo che è passata la squadra meno peggio, perché signori, la Croazia, vista nelle prime due partite, era inguardabile. Inguardabile. Ieri hanno semplicemente giocato una partita di orgoglio i croati, nulla più, ho visto solo orgoglio, nulla più, ho visto in Modric una partita di orgoglio, nulla più. Modric che fino a quel momento non è che avesse incantato. Però sapete com'è, i grandi campioni sbaglia il calcio di rigore, dopo 30 secondi ti fa gol. E queste sono reazioni d'orgoglio, non solo sua, ma anche di Brozovic, che era stato semplicemente penoso nelle prime due partite. Brozovic invece ieri ha fatto una buona partita. Continua il nostro tabù contro di loro, da quando sono indipendenti dalla Jugoslavia. Non li abbiamo mai battuti, anzi, ci hanno fatto schiumare non poco. Ci hanno fatto schiumare e non poco. Se non sbaglio, ci abbiamo perso due volte, in sette volte ci abbiamo pareggiato. Se non sbaglio, no, ci sta. Con sei commissari tecnici diversi: Sacchi, Zoff, Trapattoni, Donadoni, Prandelli e ora Spalletti. Abbiamo perso la partita di Palermo con Sacchi, qualificazione europea 96, e l'amichevole post mondiale 2006 con Donadoni, ma era un'Italia completamente sperimentale, cioè non c'era nessuno di chi era andato a fare i mondiali in Germania. Si perse 2-0 con rete anche di Modric, allora, 18 anni fa. Modric era già ai mondiali 2006, sottolineo, eh. Come Messi e come Cristiano Ronaldo, quindi è uno della Trimurti degli ultimi anni praticamente Modric. Ma mi sento di dire che la qualificazione l'abbiamo meritata, cioè noi abbiamo fatto schifo, è ok, ma loro hanno fatto ancora più schifo. Paradossalmente chi ha giocato meglio delle tre sotto la Spagna è l'Albania, quella che ha mostrato un calcio più dignitoso. A noi ci hanno creato qualche grattacapo, noi abbiamo giocato una buona partita contro di loro ed è tutt'altro che da sottovalutare quella vittoria, perché l'Albania è una buona squadra. Con i croati l'hanno ripresa all'ultimo e hanno strameritato il pareggio gli albanesi e i croati. Con la Spagna ha perso di misura, un europeo onorabilissimo quello dell'Albania. Sono una buona squadra che secondo me crescerà ancora nei prossimi anni. Noi, che vi devo dire? Ho visto un po' di pagelle stamattina, le pagelle del Corriere dello Sport, e francamente sono oltremodo generose, oltremodo generose. Allora magari ve le rifaccio, le pagelle, che purtroppo ragazzi... ho cancellato il video per sbaglio e ora lo rifaccio e provo a riparare naturalmente. Donnarumma voto 8 e l'Italia al momento è lui,
L'Italia al momento è lui. Signori, tre prestazioni maiuscole, interventi salva risultato, ma che a conti fatti, se noi andiamo a vedere, l'unico decisivo è quello con l'Albania. Perché? Sì, mi ha fatto 3.000 interventi con la Spagna, ma ci ha solo evitato una debacle. E 0 punti hai preso con l'autorete di Calafiori e 0 punti avresti preso se avresti perso 4-5-0. Perché tanto nel nostro caso la differenza reti, che abbiamo fatto 4 punti, comunque non serve a un cazzo. Siamo arrivati secondi nel girone. Sarebbe stato un guaio se fossimo arrivati terzi. E che dire, Donnarumma 8, perché è il nostro leader, punto. Di Lorenzo 5 e mezzo, sì, peggio che contro la Spagna non poteva fare, ma non è che ieri abbia fatto sta prestazione, 5 e mezzo, anche ieri sotto la sufficienza. Darmian 5 e mezzo, cioè perde completamente l'uomo. Darmian perde completamente l'uomo e non va bene. Tra l'altro nel primo video avevo anche fatto un grosso errore, qualcuno me l'ha fatto notare, lo ringrazio, ma ci arrivo. Sul calcio di rigore ho commesso un errore, qualcuno me l'ha fatto notare, lo ringrazio. Bastoni 6 meno. Sì, una prestazione decente, ma niente di che, a conti fatti. Calafiori invece un bel 7, perché dei nostri difensori è stato nettamente il migliore. Nettamente il migliore. Ma a parte questo giocare a testa alta, il che non ne fa minimamente un Gaetano Scirea, l'ho detto nel video di prima, però, devo ripetere il nostro proverbio, o paesi di cercato, da nucchio o mecchio. Ripetendo il mio proverbio, e comunque quell'azione gli vale più il 7, quell'azione che ha portato al nostro gol gli vale il 7. Ha fatto una bellissima cosa e ripeto quanto ho detto nel primo video: signor Giuntoli, vai da John Elkann, il presidente, guardi che sì, d'accordo alla sostenibilità, però capite, siamo la Juventus, non siamo la Paganese. Se magari mi sgancio un 50 per prendere Giuntoli, a prescindere da quel che chiede il Bologna, se la smettiamo un po' di fare gli economisti di Stafava, tanto ne hai buttati tanti di soldi, questi altri devono essere. Dammi sto 50 e mi vado a prendere Calafiori, perché, signori, merita tutta la vita questo ragazzo, nettamente il migliore. Peccato che sarà squalificato contro la Svizzera, il che può anche non essere necessariamente un male, poi magari mi spiego. Di Marco 5 e mezzo, non sta bene, si vede, e questo sì, Cambiaso, poteva giocare Cambiaso. A mio parere non è che cambia così tanto, cioè ragazzi, Cambiaso io gli voglio bene, il giocatore universale, il piccolo Breme l'ho chiamato io, poi ancora deve crescere, ma il titolare in quella fascia è Di Marco. Io se Di Marco sta bene non ci rinuncerei mai a uno come Di Marco. Sì, io sono juventino, però se sono juventino devo dire cazzate, no, anche no. Di Marco è 2 anni che fa non bene, di più Di Marco. Dai. Però in questo momento non sta come sta, però Spalletti giustamente ha preferito, secondo me ha cambiato anche schema in ragione anche di questo, di questo Di Marco a mezzo servizio e non solo, naturalmente. Ora andiamo al centrocampo, Barella 5 e mezzo. Ma non solo per colpe sue, quando hai di fronte un centrocampo che gioca col coltello fra i denti la partita della vita o morte, e di fronte hai un centrocampo dove quello più scarso è Kovacic, che ha vinto, seppur da panchinaro, ma ha vinto 4 Champions League, una roba del genere, seppur da panchinaro, cioè, capisci che gli altri sono
Sua Maestà Modric è un grande giocatore che gli interisti avrebbero cacciato a pedate del culo, e questo stronzo vi dicevo, guardate che Brozovic è un grande, e rispetto alle prime due partite penose che ha fatto, Brozovic ha fatto una signora partita ieri, e non è facile trovarsi contro un centrocampo di quelli. Jorginho 5 e mezzo, stesso discorso. Io non sono così severo con Jorginho, però si può dire che a centrocampo loro erano superiori. Quindi, e ora veniamo a tutto il resto. Barella, Jorginho, poi chi altri? Chi è? Dimenticato un po' la formazione, perché delle volte a me sfuggono le cose e capita che dico puttanate, eh. Ora Italia, perché la terza età si avvicina a grandi passi e qua bisogna proprio, comunque magari mi vengono adesso. Allora Darmian, Bastoni, Calafiori, poi Di Lorenzo, Di Marco sulle fasce, Barella, Jorginho e l'altro chi era? Che ora mi sfugge, l'altro chi era? Magari poi mi viene, dai. Vediamo gli attaccanti, Raspadori 5, praticamente inesistente. Retieghi 5 e mezzo. Che la dice tutto, la dice tutta. Giusto per rimarcare, Houston abbiamo un problema che negli attaccanti, tra poco anche nella difesa. Non ricordo il terzo centrocampista, ragazzi, davvero lo dico. Un attimo. Pellegrini, il nostro numero 10. Pellegrini anche lui, 5 e mezzo, no? Una partita... non mi sento di dargli la sufficienza. E ora vediamo agli ingressi. Allora, Fagioli 6 meno, mi era piaciuto come era entrato, poi è crollato anche lui nel marasma generale, ma ha fatto un paio di belle verticalizzazioni, però poi anche lui si è fatto anche ammonire. 6 meno, Bastoni, chi altro è entrato? Fatemi vedere. Ah. Frattesi 5 e mezzo, e qui ringrazio l'amico che nel primo video mi aveva corretto. Io il fallo di mano l'ha fatto lui, non Retighi. Mi sono lasciato ingannare dalla telecronaca della Rai che aveva detto Retighi. No, perché io ho visto fino al rigore a Sky, poi essendo che Sky trasmette 30 secondi dopo, poi ho messo alla Rai perché giustamente il brivido della diretta. Comunque Frattesi 5 e mezzo, oltre al rigore, un'altra prestazione poco convincente. Chiesa 6, è entrato bene, ma capite, nulla di eclatante, si può dire. Scamacca 5 e mezzo, non convince, evidentemente se Spallettone non lo chiamava aveva le sue ragioni. E poi Zaccagni 8, perché ci toglie da una situazione francamente imbarazzante. Qua veniamo alla questione del secondo, terzo posto. Io a un certo punto della partita, gli ultimi minuti, ho detto: guardate che qua paradossalmente è più importante non prendere il secondo gol che provare a farlo, perché se noi si pigliava il secondo gol erano cazzi per davvero. Perché se ieri la partita fosse finita 1-0 per i croati, tu al 90% eri qualificato, nel senso che per essere eliminata l'Italia, se la partita fosse finita 1-0, l'Italia sarebbe stata eliminata solo nel caso in cui l'Inghilterra non batteva la Slovenia, non batteva la Slovenia, e il Portogallo avesse perso addirittura con la Georgia
d'accordo che sono già qualificati, però oddio, ai mondiali lo hanno fatto, hanno perso con la Corea, però permettete che dai, a uno squadrone, chiunque mettono in campo, non penso avrebbero perso con la Georgia. Comunque solo in caso di vittoria della Georgia col Portogallo e di non vittoria dell'Inghilterra con la Slovenia saremmo stati eliminati, solo in quel caso lì. Però anche guardando il tabellone saremmo finiti molto probabilmente per affrontare proprio il Portogallo, o addirittura qualche remota possibilità di affrontare la prima del gruppo E, cioè male che ti andava il Belgio, male che ti andava il Belgio. Quindi paradossalmente avevamo avuto un cammino un po' più facile, però dai, ho preferito meglio sia finita così, per questione di dignità, per questione di dignità, perché passare il turno con due sconfitte, francamente, forse con questa formula forse sarebbe stato il primo caso, uno dei primi. No, mi sa anche l'Irlanda del Nord all'Europeo in Francia perse due partite, si qualificò comunque, sì. Ai mondiali, quando c'era la formula delle quattro ripescate, no, non è mai accaduto, in effetti. E accadde con l'Uruguay, che nonostante l'1-6 con la Danimarca, con due pareggi riuscì a qualificarsi, ma allora la vittoria valeva solo due punti. Nei mondiali dell'86. E a proposito di mondiali europei, tra l'altro, ieri c'era una coincidenza inquietante. Ieri ne ho parlato nel video che ho cancellato, c'era anche una coincidenza inquietante. Seconda partita il 20 giugno, terza partita il 24 giugno. Accadde la stessa cosa ai mondiali in Sudafrica e ai mondiali in Brasile. Cioè, per la precisione, le partite con Nuova Zelanda e Slovacchia nei mondiali 2010, quelle con Costa Rica, Uruguay e i mondiali in Brasile. Cioè, quindi capite che anche ieri si stava rispettando la tradizione pessima per i nostri colori, e invece ci è andata bene, io dico anche meritatamente ci è andata bene. Però, come nel video di stamattina, non mi faccio soverchie illusioni. Cioè, già la Svizzera sarà una partita molto difficile. Molto difficile. Signori, la Svizzera è forte. Non è che perché noi ci chiamiamo Italia, loro si chiamano Svizzera. Allora, perché già leggo di partita abbordabilissima la Svizzera. Signori, ma la partita Germania-Svizzera l'avete vista? Ma ringraziate Füllkrug, altrimenti sarebbe stata Germania. Germania-Italia, non Svizzera-Italia. E sarebbe stato molto peggio, ma comunque la Svizzera non sarà una passeggiata. Oh, guardatevi la formazione della Svizzera. Giocano tutti o in Inghilterra o in Bundesliga. E Sommer in Italia, che è un gran portiere. E questo stronzo ve lo dice da prima di Italia-Svizzera nelle qualificazioni mondiali, che Sommer è un gran portiere, questo stronzo qua ve lo dice. Ricordate quando vi dicevo, ragazzi, dimenticatevi il 3-0 degli europei, eravamo in stato di grazia, dimenticatevi il 3-0 degli europei. E infatti, due pareggi, playoff e Macedonia del Nord, che vuol dire fa? Anche se lì ci giocavamo tutto nell'1-1 con la Bulgaria, noi abbiamo mancato la qualificazione mondiale per presunzione, la seconda per presunzione l'abbiamo mancata. La Svizzera è una squadra tosta, forte, che non dà punti di riferimento, e bisogna stare molto attenti. E è una squadra pericolosa, che ha degli attaccanti pericolosi, quindi paradossalmente l'assenza di Calafiori potrebbe non essere, potrebbe anche essere un male necessario. Sapete perché? Calafiori è uno che si spinge molto avanti, diciamo, uno molto di personalità. Però se sguarnisci la difesa, questi, qual è la forza della Svizzera? Gli inserimenti. Li avete visti i gol che fa la Svizzera? L'avete vista la partita con l'Ungheria? Le imbucate, inserimenti da dietro, così fa gol la Svizzera.
E la Svizzera è in grado di farti gol con chiunque, con Scher, come con Embolo. Quindi è anche questo Duà, è molto pericoloso, Duà che ha fatto il primo gol con l'Ungheria, molto pericoloso. Non sarà una passeggiata a Berlino, gli svizzeri sono una squadra tosta, quadrata, pericolosa, e avranno anche il favore del pubblico, quindi non sono invincibili, ma neanche abbordabilissimi, come ho già sentito dire. Ragazzi, è vero, siamo 4 volte campioni del mondo, siamo l'Italia. Finché non usciamo da questa mentalità di cui siamo l'Italia, 4 volte campioni del mondo, la Svizzera è abbordabile. Giustamente, come faceva notare Mastrangelo in un video che condivido alla grande, noi 60 milioni, la Croazia neanche 4 milioni, neanche 4 milioni di abitanti, eppure non li battiamo mai. Eppure hanno una concentrazione di calciatori, di ottimi giocatori, incredibile. Eppure il nostro bacino d'utenza dovrebbe essere più ampio, invece no. Sapete perché? Perché ve l'ho detto stamattina. Noi siamo un paese, una volta eravamo un paese importatore di campioni, però paradossalmente trovavano anche più spazio i giocatori italiani. Adesso importiamo stranieri di fascia, se vogliamo anche medio-bassa, tolto qualcuno, Lautaro Martinez, Çalhanoğlu, sono giocatori di fascia alta questi. Ma se noi andiamo a vedere gli stranieri di altre squadre, non vedo questa fascia alta. Eppure non solo continuiamo a essere un paese importatore, ma non siamo neanche un paese esportatore. Cioè, i nostri talenti all'estero nell'ultimamente hanno fatto cagare. Cioè, per trovare un italiano che ha fatto bene all'estero bisogna tornare ai tempi di Paolo Di Canio, di Gianfranco Zola, di Cristian Vieri all'Atletico Madrid. Lo stesso Jorginho arriva al Chelsea per farli svoltare. E ora è all'Arsenal che non è manco titolare, cioè, e parliamo di quello che all'estero sta facendo meglio. Immobile, Dortmund, Siviglia, non sanno manco chi è, eppure ci ha giocato, per dirvelo. Quindi noi non solo continuiamo a importare calciatori, ma quei pochi che si fanno notare che poi vanno all'estero, male. Ora vedremo Tonali dopo la squalifica come ritornerà. Signori, qua si va sempre peggio. Io negli anni scorsi, quando si dipingeva Insigne come salvatore della patria, io insorgevo. Eppure ragazzi, adesso mica ce l'hai un Insigne, mica ce l'hai un Immobile, mica ce l'hai un Verratti, non ce li hai. Quindi la qualificazione è stata quasi non dico miracolosa, perché secondo me passavi lo stesso. Non è stato esaltante, non è stata una qualificazione certo esaltante, però è stata meritata tutto sommato. Poveraccio Spalletti, ve l'ho detto, deve fare l'insalata con la verdura che ha, non può fare altro Spalletti. Non può fare altro, e questa è l'ennesima conferma, chiudo il video, delle puttanate che ci siamo sentiti dire noi juventini in 3 anni. È l'ennesimo fallimento di esperti da 4 lire. Il gioco, l'organizzazione di gioco, non hai talento, devi sopperire con l'organizzazione di gioco, perché Spalletti non è uno che sa organizzare il gioco. Eppure ragazzi, se tu al centrocampo, oltre a Barella, hai Jorginho quasi in disarmo, hai Frattesi, hai Pellegrini, e gli altri hanno Modric, Kovacic e Brozovic, ti ci sciacqui i coglioni con le azioni codificate, con l'organizzazione di gioco. Non so se rendo l'idea. No, ditemelo voi.
Ditemelo voi. Se è così o non è così. Altrimenti Olanda, Spagna avrebbero 10 mondiali a testa se fossero così. E invece ne ha solo uno la Spagna. Ma perché erano talmente forti che non potevano non vincerlo. Gli olandesi invece nella loro versione migliore hanno trovato una squadra altrettanto forte che ha giocato come sapeva giocare, ha giocato di concretezza, li ha battuti la Germania di Beckenbauer. Le altre due finali, una ci sono arrivati perché ci siamo suicidati noi nella partita contro di loro, dove nel primo tempo andiamo in vantaggio e sbagliamo l'impossibile e poi becchiamo gol da 30 metri. L'altra finale ci arrivano col suicidio del Brasile nei quarti di finale contro di loro, l'ennesima stronzata di Felipe Melo, e poi trovano la Spagna più forte e perdono. Questo è. Nelle nazionali non puoi fare gli schemi, queste robe qua, già è difficile nel club, figuriamoci nella nazionale, ci ha sbattuto il Muso Sacchi, ci ha sbattuto, e di brutto ci ha sbattuto il Muso Sacchi. Ora Spalletti l'ha capito, e qua mi gioco la faccia, e lo sfogo in sala stampa è di uno che se l'è fatta sotto, di uno che si è reso conto che qua la filosofia sta a zero, qua bisogna andare avanti, e questi sono gli uomini che ho. Qualche colpa io gliela do, non so, ribadisco, per me Politano era da convocare. Ruggeri e Zappacosta, vista l'enorme stagione che hanno fatto nell'Atalanta, per me erano da convocare, specialmente guardando Di Lorenzo, raga, ma Zappacosta adesso non è meglio? Ruggeri sarebbe stata una validissima alternativa a Di Marco. Poi evidentemente, nonostante la vittoria dell'Europa League, il fatto che giochino nell'Atalanta è ancora... E allora ecco, quando io mi sento di parlare, è ancora un limite, forse. Ed ecco perché io, quando mi sento di parlare di calcio moderno e poi vedo queste robe, ma... E poi veniva tacciato di essere antico Berzot che convocava Rossi della Nerossi Vicenza. È vero che fu schierato titolare a furor di popolo, ma comunque Berzot lo aveva convocato. E poi le alternative che avevamo, Pulici, Graziani, avercene oggi di quei calciatori, veramente. Oggi Graziani sarebbe fra i 2-3 migliori centravanti al mondo, Graziani, Ciccio Graziani. Ma non scherziamo. Vabbè, iscrivetevi al canale, a dopo.